Ciao a tutti, questo è il quinto video dedicato a Candy ed oggi parliamo del mitico giornalino settimanale della Fabbri Editori. Nel 1980 arriva nelle nostre edicole italiane il primo numero del settimanale di Candy Candy. Ed eccolo qua, questo è il primo mitico numero. E leggiamo qui che c'era già un gadget omaggio, il Magic Block, che poi vi mostrerò a fine video quando vi farò vedere tutti i gadget allegati. Ma intanto spulciamo. Allora, qui vediamo già una pubblicità di prodotti Fabbri. Dunque, al suo interno era pubblicato il manga originale, ovviamente ricolorato qui in Italia, e nei primi numeri con risultati non ottimali, come potete notare. Ma c'è da dire che poi andando avanti con la pubblicazione, la qualità della colorazione migliora moltissimo, quello sì. Qui i colori sono molto piatti, poi inizieranno a sfumarli e quindi appunto migliorerà tantissimo. E un'altra pubblicità, sempre di prodotti Fabbri. Questi sono i 4 block notice. Candy come la TV e la bambola. Nei primi numeri, oltre al manga, troviamo solo un piccolo angolo della posta e nulla di più. Infatti, come potete notare, solo il fumetto. E appunto quel piccolissimo angolo della posta che vi ho mostrato prima. I giornalini sono tantissimi, quindi non posso ovviamente mostrarvi tutte le copertine singolarmente, se no finiamo domani. E quindi ve le mostrerò a piccoli gruppi di 10. Ecco qui il primo gruppo con le copertine dei numeri dall'1 al 10. Nei numeri successivi l'angolo della posta aumenta, infatti da una singola pagina come nei primissimi numeri si passa a più pagine. Ecco qua, una, due e tre. Ed ecco le copertine dal numero 11 al numero 20. Dal numero 23 ci sono dei grandi cambiamenti. In copertina, infatti, notiamo la scritta Candy Candy più grande, poi cambia anche il carattere del titolo e il cuore, che è così grande in questi numeri, diventa poi piccolino, eccolo qua, con la scritta settimanale dell'amicizia e della fantasia. E anche il numero, che qui era molto grande, diventa piccolissimo qua su in cima. Ma i cambiamenti sono soprattutto all'interno, infatti troviamo un giornalino completamente rinnovato. Qui abbiamo un sommario
e poi iniziano le rubriche, tenute dagli stessi personaggi del fumetto. Quindi abbiamo Candy che si occupa di amicizia, e la troviamo proprio all'inizio della rivista. Questa è la posta, anche questa, come vedete, è rinnovata. Abbiamo l'oroscopo. Ecco un'altra rubrica, è una rubrica tenuta da Terence sui viaggi. E poi ovviamente abbiamo ancora il nostro fumetto. Scorriamo. Una ricetta per fare la pizza e poi la rubrica di Clean, una rubrica dedicata alla natura. Un'altra rubrica, la rubrica di Archie, che si occupa di musica. E la rubrica di Annie, che si occupa di bellezza. E la rubrica di Steve, che si occupa di sport. E qui abbiamo il mercatino, dove vengono pubblicati gli annunci dei vari lettori, per fare scambi, per far conoscere i loro fan club su Candy, oppure per fare semplicemente amicizia. Ecco qua. Ed ecco le copertine dal numero 21 al 30. E queste sono le copertine dal numero 31 al 40. E vi faccio vedere com'è migliorata la colorazione del manga, come già vi accennavo prima. Le rubriche sono le stesse, quindi non ci sono stati altri cambiamenti fino a questo punto. Ed ecco il manga. E come potete notare, è colorato molto molto meglio. Sì, senz'altro è molto più curato e più definito rispetto ai primi numeri con quei colori così piatti. Molto bello così. Ok. Ed ecco le copertine dal numero 41 al 50. E dal numero 53 il giornalino cambia ancora, ha molte più pagine e poi arriva un nuovo fumetto, Luna, cioè Faustine, di Kieko Hara. Cambia anche all'interno, infatti il sommario è fatto in modo diverso. La rubrica di Candy, l'angolo della posta, la rubrica di Annie, come vedete appunto con molte più pagine, l'oroscopo, la rubrica di Clean, e arriva la rubrica di Patty, che si occupa di shopping e varietà. Quindi una nuova rubrica. La rubrica di Terence, la rubrica di Archie e il mercatino Candymania. E una pagina sui giochi. Continua il manga. Ed ecco qua la prima puntata della storia di Luna. Anche questa ovviamente ricolorata qui in Italia. E subito con ottimi risultati. Bellissima. Anche questo manga è strepitoso, mi piace tantissimo. E guardate com'è colorato bene. E questo fumetto è stato pubblicato interamente, quindi fino alla sua conclusione. La rubrica di Steer e così via. Ed ecco le copertine dal numero 51 al numero 60
E qua potete vedere infatti Luna che è presente in molte copertine. Ed ecco le copertine dal numero 61 al 70. E queste sono le copertine dal numero 71 al 77, cioè l'ultimo numero che contiene il manga originale. Ed ecco qua infatti il numero 77. Come dicevo, in questo numero termina il manga originale di Candy. Faccio vedere. Ancora le stesse rubriche. Ed ecco l'ultimo episodio del manga originale. Ecco qua. E un altro episodio di Luna. E dal numero 78 il giornalino cambia ancora. Prima di tutto il formato, infatti è più piccolo rispetto agli altri, vedete? E poi il numero del giornalino viene scritto qui sotto al cuore, ecco qua il numero 78, mentre prima era scritto qua in piccolino. E vediamolo. Allora, notiamo subito che il sommario è cambiato ancora. Le rubriche sono sempre quelle, la posta, ed ecco qua. Ma visto che il manga originale è terminato appunto nel numero 77, adesso cosa è arrivato? Il seguito della storia di Candy, un altro fumetto. Totalmente inventato e disegnato qui in Italia. I disegni non sono granché, ispirati ovviamente a quelli del manga originale e in alcuni casi proprio ricopiati. E anche in questo caso, comunque, con il passare del tempo i disegni migliorano un po'. Ma la storia non migliora, anzi peggiora direi. Si tratta davvero di un polpettone assurdo, lunghissimo e senza senso, condito da un esercito di nuovi personaggi e molto spesso inutili. All'inizio troviamo Candy alla casa di Pony, esattamente dopo la fine del manga originale, che parla con Annie e appunto le dice che vuole andare a trovare Terence. E quindi direi che l'inizio sarebbe anche ottimo, perché in fondo era proprio questo che tutti noi volevamo vedere. Ma poi si ingarbuglia tutto e alla fine non ci si capisce più nulla. Tra Candy che va a Parigi a studiare, poi naufraga in Africa, successivamente andrà a cercare la madre nel deserto insieme a Neil, diventerà giornalista, eccetera, eccetera. Quindi insomma, avete capito, lo stile è questo. E continua la storia di Luna, ovviamente. Ed ecco le copertine dal numero 78 all'87. E le copertine dal numero 88 al 97.
e dal numero 97, terminato il manga di Luna, arriva un nuovo shoujo manga, Suzy del Far West, cioè Mami Angel, sempre della Igarashi. Vediamo. Abbiamo ancora tutte le stesse rubriche. Qui continuiamo con questo polpettone di candy. Ed ecco il primo episodio di Suzy. Ed anche questo manga è stato pubblicato interamente, fino alla sua conclusione. E le copertine dal numero 98 al 107. Nel numero 105 arriva anche il manga di Lady Oscar e infatti la troviamo anche in copertina. Ed eccolo qua, il fumetto si trovava in un fascicolo spillato a metà rivista che si poteva anche staccare e poi far rilegare usando i due raccoglitori venduti a parte in edicola. E sfogliamolo, questo è appunto il primo episodio. Il manga di Lady Oscar purtroppo ad un certo punto venne interrotto, questo perché la storia, come sapete, diventa molto adulta e non venne più ritenuta adatta per le bambine dell'epoca. Le copertine dal numero 108 al 117. Le copertine dal numero 118 al 127 ed ecco le copertine dal numero 128 al numero 137. E le copertine dal numero 138 al numero 147. Nel numero 145 arriva un nuovo fumetto, Kitty la stella del circo, cioè Tim Tim Circus, sempre delle Igarashi, e la troviamo anche in copertina. Vediamo. Eccola qua. Per adesso la rivista non ha subito altri cambiamenti, come potete notare. Sempre tutto uguale. Il polpettone di Candy continua imperterrito. Sempre peggio, mamma mia. Ed ecco qua il primo episodio di Kitty. Questo manga è stato pubblicato interamente, quindi fino alla sua conclusione. E
Ed ecco le copertine dal numero 148 al numero 157. E le copertine dal numero 158 al numero 167. E le copertine dal numero 168 al numero 177. E qui ci sono varie novità che adesso vado a illustrarvi. Nel numero 169, infatti, arriva un nuovo fumetto, Hey Juliet, di chi è Koala? Vediamolo. Allora, sfogliamo velocemente. Eccolo qua. È il primo episodio del fumetto. Anche questo manga è stato pubblicato interamente, anche perché è molto molto breve. E nel numero 174 arrivano ben due nuovi fumetti, Via col vento di Mutsumi Tsugumo e poi Rosa pasticcio di Ryoko Ikeda. Vediamo. Sfogliamo veloce. Ecco qua, il primo episodio di Via col vento. E purtroppo anche questo manga, come Lady Oscar, ad un certo punto è stato interrotto. Andiamo avanti. Ed ecco Rosa pasticcio. E questo manga è stato pubblicato interamente, anche perché molto molto breve. Dal numero 175 il giornalino cambia titolo e diventa Candy TV Junior e si fonde quindi con la rivista TV Junior della Eri. Ve l'ho messo a confronto con il numero precedente, come vedete cambia proprio anche la grafica, Candy qui scritto in grande e sotto in piccolo, e poi scompare il cuore, non c'è più, ed il numero prima era qua e adesso viene spostato qua in alto. Ed ecco le copertine dal numero 178 al numero 187. Nel numero 179 arriva un nuovo breve manga di Ryoko Ikeda, Primo Amore. Eccolo qua. E anche questo è stato pubblicato interamente. Anche lui è molto molto breve. E nel numero 182 arriva il manga della storia di Alice, di chi è Koala. Andiamo a cercarlo.
ed eccolo qua, il primo episodio di Alice. Pubblicato interamente, quindi fino alla sua conclusione. E le copertine dal numero 188 al numero 197. Ecco le copertine dal numero 198 al numero 207. Nel numero 198 inizia una nuova serie di avventure di Candy, terminato il primo polpettone. Vi faccio vedere. Ecco qua, la nuova serie si intitola Candy e il principe del deserto, dove appunto Candy va a cercare la mamma insieme a Neil. Vabbè. Ed ecco le copertine dal numero 208 al numero 217. E nel numero 211 arriva finalmente anche il manga di Giorgi, e infatti la vediamo anche in copertina. Allora, cerchiamolo. Ecco qua. Il primo episodio. Purtroppo anche questo manga ad un certo punto poi è stato interrotto. E mi ero dimenticata di dirvi che dal numero precedente, cioè il 210, inizia anche il fotoromanzo di cuore. E dal numero 216 arriva il manga dello specchio magico di Fujio Akatsuka. Cerchiamolo. Ecco qua. Il primo episodio. Anche questo manga ad un certo punto poi è stato interrotto. Ed ecco le copertine dal numero 218 al numero 227. E dal numero 218 inizia una nuova serie di avventure di Candy, terminata la precedente. Eccola qua, Candy, il mistero dell'ippodromo. E questa è la prima puntata. E Candy diventa giornalista. Bob. Ed ecco le copertine dal numero 228 al numero 237. Nel numero 228 arriva un nuovo manga, Una rosa, un amore, di Shoji Yoko. Cerchiamolo. Eccolo. Il primo episodio. È stato pubblicato interamente. Dal numero 229 in copertina arrivano le foto di ragazzine e modelle, questo per cercare di accaparrarsi le attrici più grandicelle.
E dal numero 231 inizia l'ultima serie di avventure di Candy. Candy e la Jazz Band. Questo è il primo episodio di questa serie. Come vi dicevo, l'ultima serie delle avventure italiane. E nel numero 236 arriva anche l'unico fumetto americano, Eva Jones di Stan Drake. Eccolo qui. Ed ecco le copertine dal numero 238 al numero 247. E anche qui ci sono delle novità che vado ad illustrarvi. Prima di tutto, nel numero 240 si conclude il fumetto italiano di Candy. Vediamolo. Ecco qua, questo è proprio l'ultimo episodio. Con Terence e Candy che si ritrovano e devono decidere se sposarsi o continuare a lavorare. Perché entrambe le cose no, vabbè. E qui li vediamo. Mentre si avviano verso una collina che somiglia a quella di Pony per cercare di prendere una decisione. La rivista purtroppo è ormai in profonda crisi e dal numero 241 cambia ancora titolo e diventa Candyissima. E cambia anche un po' tutta la grafica, come potete notare. Da questo numero ricomincia la pubblicazione del manga originale. Le rubriche spariscono quasi tutte, sostituite da romanzi a puntate tratti da alcuni classici per l'infanzia, come Papà Gambalunga, Le piume d'oro, Piccole donne, Caro nemico, Heidi, Il richiamo della foresta e Piccolo Lord. Vengono ripubblicati anche i manga di Luna, Oscar, Susie, Kitty e Alice. E alla fine del manga originale di Candy iniziano di nuovo le storie inventate in Italia. Vi faccio vedere. E qui ricomincia appunto il manga originale. E verrà ripubblicato tutto, completamente. C'è ancora Eva Jones, c'è ancora Georgie. E continuano i vari fotoromanzi tratti da sceneggiati Rai. Prima c'era Cuore, ora Cristoforo Colombo. Insomma, come vi ho detto, la rivista è ormai in profonda, profonda crisi. Ecco le copertine dal numero 248 al numero 257. Ecco le copertine dal numero 258 al numero 267 e come vedete dal numero 259 ricomincia la pubblicazione dei manga di Oscar e Luna. E sempre dal numero 259 inizia la pubblicazione dei romanzi a puntate che vi dicevo prima. Andiamo a cercarli. Ecco qua, e si potevano proprio staccare. La prima puntata di Papà Gambalunga. E poi qua giù
la prima puntata delle Piume d'Oro. Le copertine dal numero 268 al numero 277. E le copertine dal numero 278 al numero 287. E nel numero 283 finisce il manga di Luna e inizia il manga di Susie. Le copertine dal numero 288 al numero 297. Le copertine dal numero 298 al numero 307. E nel numero 302 finisce il manga originale di Candy e inizia subito in coda, nello stesso numero, il seguito tutto italiano. Le copertine dal numero 308 al numero 317 e dal numero 311 ricomincia la pubblicazione del manga di Kitty. E le copertine dal numero 318 al numero 326, l'ultimo numero. E dal numero 324 ricomincia la pubblicazione di Alice. Inutile, visto che il giornalino appunto termina al 326. Ed ecco qua il mitico ultimo numero, il 326, uscito il 28 dicembre 1986. E ve lo faccio vedere interamente. All'inizio troviamo subito una lettera di saluti di Candy, e ve la leggo. Care Candine, il vostro giornalino va in vacanza. Dalla prossima settimana non lo troverete più in edicola. So che molti di voi si sentiranno tradite, ma non è così. Ho discusso a lungo con il mio editore, ma alla fine siamo stati tutti e due d'accordo che è meglio che io e tutta la troupe del giornale ci prendiamo una pausa per pensare a cose nuove. Che cosa? Non ve lo posso dire, se no che sorpresa sarebbe? Però so che io parto con tutte le vostre lettere, i vostri consigli, così mi sembrerà di avervi sempre con me. E voi ragazze, io vorrei tanto che voi continuaste a studiare, a cercare di capire il mondo che vi circonda, a chiedere consiglio quando ne avete bisogno, ma anche a stringere i denti e a superare le inevitabili piccole difficoltà. Una Candina è sempre una Candina, non vi pare? Qui abbiamo ancora il seguito italiano, il piccolo Lord, l'inserto di Lady Oscar, ancora il piccolo Lord. E Alice. E l'angolo della posta. E i giochi. Ed è veramente tutto qua. E adesso una bella carrellata di varie scansioni di pubblicità, concorsi, eccetera, tratti dal giornalino.
in edicola uscivano regolarmente anche i raccoglitori per poter rilegare il giornalino. I primi tre erano creati per rilegare solo il manga originale di Candy, che andava quindi staccato dalla rivista. In ogni caso, poi ognuno faceva un po' come voleva, ed oggi infatti si trovano questi raccoglitori a volte con solo il fumetto di Candy e a volte con tutto il giornalino. Ma per rilegare il manga originale contenuto nei primi 77 numeri andava per forza staccato dalla rivista e inserito in questi tre raccoglitori, che sono appunto di formato più grande, come lo erano appunto i primi 77 numeri che contenevano tale manga. I raccoglitori quindi sono 11, tutti diversi tra loro, fino a questo qua, e dal 4, quello lassù, cambia appunto il formato, in linea con quello della rivista. Da questo arriva il logo TV Junior, e poi da questo qui e da questo in poi i raccoglitori saranno tutti uguali. Cambierà poi ad un certo punto la scritta TV Junior in issima, come la rivista. E allegati c'erano dei trasferelli con i numeri. Faccio vedere, ecco qua. Che servivano appunto per essere poi attaccati qua sul raccoglitore e in questo modo numerare i vari raccoglitori. In edicola uscivano anche delle raccolte, Le avventure di Candy Candy, che appunto contenevano il giornalino rilegato. Nelle prime 26 raccolte troviamo tutto il manga originale, per chi magari interessa. Ed ecco qua tutte le prime 26 cover. Poi ne uscirono ovviamente moltissime altre. Erano allegati tantissimi gadgets, una valanga veramente. Io ne possiedo moltissimi, anche se non tutti per ora, e ve li faccio vedere. Tutte cose allegate al giornalino oppure alle raccolte. Ecco qua. Allora, vi faccio vedere tutto da vicino, perché se no non ci si capisce un tubo, ovviamente. Allora, questi due segnalibri erano allegati ad una copertina raccoglitore. Poi, questo è il dizionarietto dei nomi. E, ci sono tutti gli inserti allegati al giornalino e, con il significato dei nomi. Vedete? Poi abbiamo questa piccola rubrichina di Candy, Memo Candy, guardate che carina, appunto è una piccola rubrica telefonica. Questo è un piccolo block notice ed è l'omaggio del primo numero, infatti ve ne avevo già parlato prima. Guardate quanto è bello. Poi abbiamo, questo è l'album di figurine, i cantanti dell'estate 84,
ovviamente quindi allegato ad un numero di Candy TV Junior. E praticamente c'era l'album in omaggio e poi nei vari numeri erano allegate le figurine che andavano applicate sopra. E ve lo faccio vedere, eh. Ed è ovviamente completo. Ecco qua. Ok. Poi questi sono i vari poster e ve li faccio vedere dopo. Poi abbiamo i tarocchi di Candy. Ecco qua, le carte di Candy per leggere il futuro. E anche queste si costruivano staccando gli inserti allegati al giornalino e poi ritagliando le varie carte, incollandole su un cartoncino e così via. Infatti anche la scatola, che è questa qui, è stata tutta costruita a mano, quindi ritagliata, incollata. Guardate che bella. Molto carina. E poi queste sono tutte le carte. Appunto, anche queste andavano ritagliate, incollate sul cartoncino e così via. E questi sono gli inserti staccati dal giornalino. E comunque nei miei numeri, gli inserti sono ancora attaccati al loro posto. Questi li ho trovati sfusi, ad una fiera. Poi abbiamo e due spille, cioè due copie della stessa spilla, anche questo omaggio del giornalino. Poi questo ciondolino con la scritta Candy. Poi abbiamo questi adesivi, ve li faccio vedere, eccoli qua. E questi erano allegati probabilmente alle raccolte, le avventure di Candy Candy. Poi abbiamo questo fogliettino, Candy e amicizia, e dove appunto viene dato il conto corrente per fare donazioni e per le vittime del terremoto che c'era stato quell'anno. Vedete? Anche questo era legato ad un giornalino. Poi abbiamo varie cartoline, eccole qui. Questa natalizia e poi appunto queste e alcune di esse erano profumate. Poi questi sono bigliettini chiudipacco natalizi. Vi faccio vedere, ecco qua. Eccoli, appunto da ritagliare e da chiudere e da usare come bigliettini per metterli sui vari pacchi regalo per Natale. Poi questi adesivi qua, rotondi. Allora, questi adesivi, allora di sicuro questi due, ecco, faccio vedere, questo e questo, erano allegati al primo numero di Candyissima, proprio nel primo numero. E questo me lo ricordo benissimo, come se fosse ieri, perché appunto lo comprai in edicola e allegato al primo numero, ripeto, primo numero di Candyissima, trovai questi due, e infatti questi sono proprio i due di quando ero piccola. Li ho conservati fino ad oggi, quindi sono sicurissima di questo. Non ci piove. E poi c'è questo di formato più grande e questo. Poi abbiamo questo foglio di adesivi dove troviamo anche Lady Oscar. Vedere. Ok. E poi questo foglio di adesivi con varie etichette da applicare a quaderni, libri. Ecco
Mentre questo è il volantino poster del concorso dell'Orsetto Clean, che si apre così e poi anche così. E vi faccio vedere tutto. Infatti c'è il regolamento e i vari premi. Ecco qua. E poi questo volantino, sempre allegato ad un numero della rivista, e da un lato troviamo la pubblicità della bambola, mentre dall'altro la pubblicità di alcuni corsi per giovani di questa scuola, Scuola Radio Elettra. E vabbè. E mi ero dimenticata il gadget più importante, il diario scolastico 84-85. Anche questo un omaggio dei giornalini. E troviamo in copertina Candy Albert, Oscar e André e Pucci. All'interno però contiene solo Pucci. Vi faccio vedere, sfogliamolo velocemente. A inizio mese c'è sempre un'immagine grande e sempre diversa e sempre su Pucci, settembre. Poi troviamo molte pubblicità, sempre di Pucci e anche fumetti, ancora Pucci. Le pagine del diario poi sono tutte uguali, fatte sempre in questo modo e cambia solo il segno zodiacale. Ecco il mese di ottobre. Novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno. Quindi, ripeto, è un diario esclusivamente su Pucci. Ok, ve li ho fatti vedere tutti e come vi ho detto, questi erano tutti omaggi. E adesso vi faccio vedere i poster. E adesso vediamo nel dettaglio tutti i poster che erano allegati alla rivista. Quindi anche questi erano tutti omaggio. Abbiamo questo bellissimo con Candy e Terence. Poi questo sempre con Candy e Terence. E leggiamo lassù nell'angolo con simpatia Candy Tellets. Poi abbiamo questo con solo Candy. Bello anche questo. Poi c'è questo con l'alfabeto e oltre ai personaggi di Candy troviamo anche i personaggi di Luna. Guardate che bello. Molto molto carino. E poi un poster di Luna. E
E visto che ci siamo, vi faccio vedere anche questo mega poster di Tele37. E ne ho uno uguale, anche di Charlotte. E qua giù leggiamo, Leggete le avventure di Candy sui libri della Fabbri Editori. Bellissimo. E anche per oggi è tutto. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!